Ciao a tutti, volevo segnalarvi questo evento organizzato dal Comune di Acquasparta e dal Comune di Sangemmini in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Scolastico, intitolato di Acquasparta e di Sangemmini, intitolato Le parole fanno male, ed è un evento sostanzialmente con un signore che è il padre di una ragazza che è stata vittima di cyberbullismo e quindi è incentivato su quello che è il cyberbullismo, le offese sui social, che vi ricordo sono anche punibili a livello giudiziario, e come reati di diffamazione, diffamazione aggravata e quant'altro. Quindi c'è anche questo provvedimento disciplinare nei confronti di chi offende le persone. È possibile farlo anche per chi offende sui social, quindi occhio. Quando commentiamo le foto, quando scriviamo, insomma, quando postiamo un nostro pensiero che non offenda nessuno, perché si può incorrere anche in una denuncia. Quindi bisogna usare un po' un tono di conversazione civile, un tono di conversazione educato perlomeno, perché poi è punibile anche penalmente, soprattutto anche se si fa sui social. Quindi il social è un po' come una piattaforma virtuale di incontro, dove però valgono le stesse cose se si è nella realtà, cambia solo che si è su un social network, l'unica cosa. Per il resto, detto questo, vi invito a seguire questo evento, che sarà possibile vederlo online attraverso la piattaforma Zoom, quindi è possibile partecipare tramite una call, una chiamata di Zoom, e il link sicuramente lo troverete nelle pagine o dell'Istituto Comprensivo di Acquasparta o delle amministrazioni comunali che collaborano, ovvero Acquasparta e Sangemini, per la riuscita di questo evento. Quindi vi invito a seguire questo evento, che si terrà mercoledì 31 marzo alle ore 21 su Zoom.